Bene, oggi parliamo della corrente Dada, perché non possiamo neanche dire che era un movimento. Spieghiamo un po' la genesi. Ci troviamo a ridosso praticamente della Prima Guerra Mondiale. E in questo tempo, quindi negli anni tra il 15, il 14 e il 18, mentre appunto infuriava questa terribile guerra in tutta l'Europa, la Svizzera, che è sempre stato uno stato neutrale, rimaneva l'unico rifugio per tutti quelli che in qualche modo non volevano appunto entrare in guerra o fare la guerra. E quindi dai diversi paesi europei si rifugiavano proprio in Svizzera, parliamo di intellettuali, artisti, pacifisti, per evitare quindi di andare al fronte, si ritrovavano nelle località della Svizzera. E ovviamente in questo clima, anche molto vivace se volete, nel 1916 a Zurigo, un gruppo di questi intellettuali eccentrici aprono un locale, il Cabaret Voltaire, che già con il nome voleva alludere alla supremazia della ragione contro l'irrazionalità. Di che cosa? Loro pensavano che appunto la guerra fosse un atto irrazionale. Ovviamente questo non c'è neanche molto nuovo, le performance, le serate, l'abbiamo già visto, con i futuristi. Il promotore come intellettuale di questo gruppo, fu un poeta e letterato tedesco, un certo Hugo Ball. A lui poi si uniscono altri personaggi come Tristan Tzara, che era rumeno, Hans Arp e poi anche altri. Qual era la loro ideologia? Che cosa pensavano? Ecco, praticamente loro erano uniti da questo pensiero. Volevano negare qualsiasi valore al passato, a ciò che era il passato dell'Europa, il passato loro, in quanto era proprio questo passato che in qualche modo aveva generato, l'orrore della guerra che in quel momento, infuriava. E quindi, poiché era stato è quel passato, e tutto ciò che rappresenta quel passato ad essere la causa, l'artefice, praticamente loro lo consideravano totalmente negativo. Per cui questo era il presupposto base, negare valore al passato, o almeno a un certo tipo di passato. E il movimento prende il nome di Dada, che è un non senso. Infatti, la parola Dada non significa niente, significa tante cose. Ad esempio, in russo significa due volte sì, in tedesco due volte questo. In italiano, in francese, è praticamente il lallare dell'infante, del neonato, di quel bambino che sta cominciando a parlare, quindi emette quei suoni. Ma per indicare poi qualunque cosa, da un oggetto a una persona. Quindi, in questo senso, possiamo considerare, poi loro lo dicevano, che Dada è tutto ed è nulla contemporaneamente. Per loro, quindi, questo movimento era paradossale, quindi alla base di questo stile, di questo modo di pensare, c'era il paradosso. La Dada è libertà di essere o non essere, è arte, ma è anche negazione dell'arte.
Ecco, praticamente è proprio questo che diciamo il motivo trainante, il gusto per il paradosso e il gioco del nonsenso. Quindi, l'ambizione che aveva il Dada era quello praticamente di riportare alla ragione l'umanità, cioè riscattarla dalla follia che l'aveva portata alla guerra. E poiché la guerra nasceva perché l'umanità era pervasa da ideologie contrastanti e da valori, quindi evidentemente che non erano, erano dei disvalori, per riportarla a uno stato, diciamo, primordiale, questa umanità, bisognava azzerare tutti i valori e tutte le ideologie, perché loro affermavano che quella società che è riuscita a produrre il conflitto non è più credibile. E a questo punto non vale più nulla né la sua politica, né l'ideologia, né la sua arte, perché anche l'arte comunque è parte di quella cultura, una cultura fallimentare evidentemente. Quindi l'arte deve essere rinnovata. Ci vuole un'arte nuova, un'arte elementare. Un'arte che, fra le altre cose, fosse alla portata anche di tutti. Quindi è facile immaginare che nel luogo proprio che loro avevano scelto come sede, il Cabaret Voltaire, ci fossero le manifestazioni più strampalate e anticonformiste, anche perché erano comunque una sorta di reclam, pubblicità per le loro idee. Quindi si alternavano dalle canzonette ironiche alla musica africana, si declamavano magari poesie contemporaneamente in tedesco, francese e inglese, balli surrealistici, performance artistiche, e proprio in queste performance spesso il pubblico era chiamato a interagire con le opere. Magari pure soltanto per distruggerle. All'inizio abbiamo accennato che il Dada non è neanche un gruppo, non è un movimento, è più che altro una mentalità, un modo di essere. È praticamente per dire no a quella follia che è camuffata da ragione di Stato e da interessi economici. Quindi un rifiuto totale del passato, il rifugio volontario nella follia, quella che loro chiamavano follia innocua, nel nonsense e nell'ironia. Comunque si diede anche una sua struttura ideologica. Infatti, proprio nel 1918 Zara scrive il Manifesto Dada, dove ovviamente espone le direttrici ideologiche ed estetiche del movimento. In particolar modo, per quello che riguardava l'opera d'arte, loro credevano che non doveva rappresentare la bellezza che è morta in quanto non è stata capace di evitare la guerra, ma piuttosto deve rappresentare altri valori. Quindi non è un movimento, ma una tendenza che poi, fra le altre cose, termina in breve tempo, in pochissimi anni. Infatti, dopo la fine della guerra, i vari intellettuali e artisti che vi avevano aderito ritornano nei propri paesi e quindi si sparpagliano un po' dappertutto dove effettivamente portano queste novità nei loro paesi. In particolar modo negli Stati Uniti attecchisce in maniera particolare, mentre altri addirittura smettono pure di operare.
Una delle frasi che forse fa comprendere meglio quello che loro intendevano fare con le loro azioni era quella che dice: alla follia della violenza opponiamo la violenza della follia. Ad ogni modo, oltre agli Stati Uniti, poi ci saranno altri centri propulsori in Europa: Berlino, Colonia, Hannover, Parigi. E comunque in ogni caso poi per una serie di contrasti proprio a Parigi, nella capitale francese, che intorno al 1922-1923, per contrasti sorti tra i diversi esponenti che vi avevano aderito, muore questa tendenza. Molti di questi artisti poi approderanno nel surrealismo, che in qualche modo è, diciamo, vicino per alcuni aspetti, altri invece aderiranno all'astrattismo. Veniamo all'analisi di alcune opere e di alcuni degli esponenti. Quella che vediamo è l'opera di un tedesco, praticamente, appunto dal nome Hans Harp. Questa opera ha un doppio titolo, è intitolata Ritratto di Tristan Tzara, che era appunto uno degli amici, ma ha anche un altro nome, che è quello della Deposizione degli uccelli e delle farfalle. Ora, guardandolo bene, ci accorgiamo che praticamente qui non c'è assolutamente più nessuno schema, né figurativo né compositivo, della riconoscibilità di ciò che viene rappresentato, non c'è niente. Soltanto il titolo potrebbe indicarci di cosa si tratta. Sono degli elementi in rilievo e sono dei pezzi di legno sagomati e sovrapposti, colorati, quindi policromi, e sono delle forme praticamente astratte, cioè non hanno nessun riferimento con la realtà riconoscibile, quella che noi siamo abituati a riconoscere. Queste forme sono del tutto, diciamo, inusuali. Quest'opera sottende una delle teorie di Hans Arp, che era quella della legge del caso, perché secondo Arp, appunto, la legge del caso comprende tutte le altre leggi, in quanto, essendo casuale, potrebbe dar luogo anche a composizioni, fenomeni, che rispondono a determinate leggi codificate. E non è in qualche modo studiabile, ed è poi, sempre per Arp, la prima causa, il primo modo in cui si esprime la vita, la casualità. Quindi, un quadro o una scultura che non riproducono esattamente qualche elemento della nostra vita riconoscibile, comunque possono avere una loro, anzi, quel quadro e quella scultura può avere una sua concretezza ed emozionarci, quindi avere anche una sua sensualità. Come può esserlo, ad esempio, una foglia che ci particolarmente, che ci, magari che ci ha colpito per la sua forma o per sue altre caratteristiche? Il fatto quindi che un quadro, diciamo, astratto o comunque che non riproduca qualcosa di consueto o di riconoscibile,
E in questo caso, proprio questo non rappresentare qualcosa di riconducibile all'esperienza reale diventa un pregio per ARP e non un difetto. D'altra parte, continua ARP, dice: ma un albero non rappresenta qualche altra cosa, rappresenta se stesso, è se stesso. E quindi ogni opera che fa l'artista si devono leggere proprio per come noi vediamo un albero e lo consideriamo per quello che è se stesso, cioè non la riproduzione quindi o la raffigurazione di qualche altra cosa. Non deve raccontare la realtà, è essa stessa la realtà, e ci può interessare, emozionare per le sue caratteristiche intrinseche, per la sua forma, per il suo rilievo, per i suoi colori e così via. Fra l'altro, anche la legge del caso in qualche modo fa sì che non intervenga la razionalità umana, e la razionalità è comunque, secondo ARP, uno di quei motivi che può distruggere la spontaneità dell'animo umano. Ecco, poi osservando anche altre opere sue, possiamo vedere come in realtà lui effettivamente accosta forme, oggetti ed elementi in maniera più o meno casuale, generando a volte accostamenti, e quindi qualcosa che ci in qualche modo ci può essere gradevole, oppure altre volte le forme possono essere dissonanti. In ogni caso, essendo anche praticamente connaturate con la grande spontaneità e improvvisazione dell'artista, il quale proietta la sua spontaneità su questi oggetti, sicuramente sono spesso molto evocativi. C'è un altro concetto importante per ARP, c'è un primato che spetta alla natura ed è un primato che va oltre la ragione umana, cioè la natura riesce ad esprimersi in maniera più, secondo ARP, in maniera più completa, anche quando sembra casuale, rispetto a quel poco che riesce a fare la semplice razionalità umana, che spesso poi costringe l'improvvisazione e quindi la spontaneità e quindi la fantasia. Un altro accostamento che ARP fa, ad esempio, dice quando cadono le foglie da un albero, in realtà quando si poggiano a terra non si poggiano secondo una regolarità geometrica, ma vanno l'una sopra l'altra in maniera fantasiosa. Ecco, e quindi nello stesso modo, ad esempio nel ritratto di Zara, ognuno si può leggere qualsiasi cosa, secondo ARP, secondo la propria sensibilità, i propri stati d'animo, nello stesso modo come noi pensiamo di scorgere delle figure, e ognuno di noi ne scorge di diverse, nelle nuvole per esempio che solcano un cielo. Passiamo adesso all'esperienza artistica di un altro grande del dadaismo, Marcel Duchamp. Diciamo che Marcel Duchamp inizia come itinerario artistico con le esperienze prima cubista e poi anche futurista. Vive e lavora tra Parigi e New York e sarà uno di quegli artisti che darà un grosso contributo proprio alla formazione dell'esperienza Dada. Infatti Duchamp già dal 1913 aveva cominciato a sperimentare quello che lui chiamava il ready-made, che letteralmente significa pronto all'uso, fatto già.
Quindi non qualcosa che l'artista crea da capo, ma qualcosa che già esiste. Dico in cosa consiste? Si tratta praticamente di prendere oggetti di uso della vita quotidiana, oggetti la cui forma la cui forma ci è familiare, ovviamente, dove è poi la sua provocazione? Toglierli dal contesto in cui essi sono normalmente collocati e riproporli in un altro contesto, ad esempio in una galleria d'arte, quindi facendolo diventare quell'oggetto che ha un suo uso, eccetera, anche banale, ma tolto dal contesto in cui normalmente dovrebbe trovarsi, diventa in quel momento un'opera d'arte, un oggetto d'arte. E in qualche modo appunto è un non senso. Come ad esempio, qui vediamo uno sgabello con sormontata una forcina con la ruota di bicicletta che dovrebbe essere praticamente sottosopra rispetto a come la vediamo adesso, e in ogni caso vicino al telaio, accostato al telaio, legato al telaio della bicicletta, per strada magari, invece qua viene riproposto come un oggetto a sé stante. Ecco perciò il Ruidi Midi. Nel 1916 Duchamp espose firmandolo anche, perché vediamo che c'è questa R. Mutt, appunto un suo pseudonimo, c'è anche la data 1917, anche se questa è successiva, quella che lui chiamerà La Fontana. In realtà, se noi lo guardiamo bene, questo non è una fontana, un oggetto pensato, inventato da Duchamp, ma non è altro che un normalissimo urinatoio, di quelli che si trovano nei bagni per i maschi, rovesciato. Ecco, praticamente l'oggetto era stato tolto dal contesto, il bagno, praticamente portato, ribaltato come posizione, quindi dando una visione diversa da quella consueta, e portata in una galleria d'arte, diventa essa stessa un'opera d'arte. Allora a questo punto l'artista che cosa fa? Certo, se non sta creando l'oggetto, però ne fa un'altra cosa, sceglie l'oggetto, il significato d'uso originale scompare trasponendo l'oggetto in un contesto che non è il suo, e quindi in qualche modo ci induce a creare un modo di pensare quell'oggetto diverso da quello a cui siamo abituati normalmente, quello che oggi forse chiamiamo il cosiddetto pensiero laterale. E questo è essenziale per capire anche l'idea dell'arte che aveva Duchamp. L'arte, quindi, in questo modo non è più fare, cioè mostrare una particolare bravura, una competenza anche tecnica, ma piuttosto scegliere, ma scegliere si sceglie a livello intellettivo, e quindi a livello di puro intelletto. In questo modo chiunque può essere un artista, tutto potrebbe diventare arte, basta saper scegliere, anzi soprattutto basta essere in grado di avere quel cosiddetto pensiero laterale, riuscire a sottrarsi a quelle che possono essere le catalogazioni, le categorizzazioni, le schematizzazioni mentali che cercano di incasellare appunto la realtà dentro una griglia razionale che poi è imposta spesso e volentieri dalla società stessa che ci circonda. La cosa ironica, fra le altre, fu che l'originale non c'è più, è andato disperso, perché l'originale durante un trasloco
gli operai praticamente lo buttarono via. Perché lo buttarono via? Perché l'orinatoio era stato che appunto era la fontana quando era nella galleria d'arte. Ritornando nello studio dell'artista, nella casa dell'artista, era ritornato un oggetto comune e pertanto la fine che fece, e per come era inteso dagli operai, fu quella di un oggetto comune, quindi fu buttato via. Un altro ready-made molto famoso di Duchamp è quella che viene chiamata, perché c'è scritto anche sotto, LHOOQ. Si tratta di un particolare ready-made, perché è un ready-made già pronto, è la riproduzione della Mona Lisa di Leonardo, ma rettificato, cioè sulla quale l'artista è intervenuto portandoci qualche piccola modifica. Qual è la modifica? La modifica è quella che Duchamp ci aggiunge baffi e pizzetto. È una doppia provocazione, perché non solo fa una provocazione riportando questa tela in questo modo qua, ma anche perché per la scelta della riproduzione è praticamente quella che potrebbe essere considerata dall'umanità come il punto più alto della cultura. In qualche modo lui fa questa doppia dissacrazione, è dissacrante, ma d'altronde consideravano i dadaisti la cultura ufficiale, quella insomma che appunto il senso dell'arte che aveva la cultura ufficiale come uno di quei elementi che andavano abbattuti. Cioè, in definitiva, insomma, Duchamp non vuole dissacrare Leonardo, non se la prende con Leonardo, non fa lo sberleffo a Leonardo, ma piuttosto alla considerazione che la società del tempo aveva di Leonardo, che lui considera non adeguata. Fra l'altro, indicativo anche quello che è il titolo, perché quelle quattro lettere, se vengono pronunciate in francese, letteralmente significa che ella ha caldo al sedere, che ovviamente non fa parte del contesto, è qualcosa che comunque è dissonante e in qualche modo è un vero e proprio nonsense. E passiamo a un altro grande del dadaismo. Si tratta di Man Ray. Lui è praticamente nasce negli Stati Uniti a Filadelfia, quindi americano di nascita, ma poi si forma culturalmente in Europa. Specialmente Man Ray sposta i limiti del dada verso il non senso più assoluto. Lui inizialmente compie degli studi di architettura e proprio in quel periodo fa delle esperienze di fotografia astratta. La fotografia astratta che si inventa Man Ray prenderà poi da lui il nome di raiogramma. È una forma di riproduzione fotografica senza usare la macchina fotografica, si lavora solo nella camera oscura. In realtà dobbiamo immaginarci che se avesse avuto a disposizione una fotocopiatrice, lui poggiava i più vari oggetti in maniera casuale o secondo degli schemi gli venivano forniti dalla sua intuizione sul piano della fotocopiatrice. In quel caso non usava la fotocopiatrice, usava altre cose, ma la pellicola fotografica. E poi faceva la fotocopia, cioè in realtà poi non faceva altro che
far passare la luce. La luce ovviamente non riusciva a passare, quindi a toccare ad impressionare la pellicola fotografica lì dove c'era l'oggetto. Rimaneva quindi un'ombra che appunto è l'ombra bianca. Ecco, di questo abbiamo parlato. Lui propone ad esempio quest'altro oggetto che è chiamato cadeau, cioè regalo, del 1921. È un ready-made rettificato. Si tratta in realtà di un ferro da stiro a cui ha saldato dei chiodi d'acciaio. Ovviamente c'è la contraddizione perché se fosse da usare come ferro da stiro, ha perso qualunque suo valore di uso praticamente. E quindi c'è una contraddizione, oltretutto è un regalo, ci verrebbe quasi da dire che bel regalo. E arriviamo all'ultima opera che analizziamo oggi, il cui nome è Violon d'Ingres. Qui Merret si cimenta con l'immagine fotografica, o per meglio dire con la manipolazione dell'immagine fotografica. In realtà, Violon d'Ingres è una frase idiomatica francese che tradotta letteralmente significa violino di Ingres, ma viene utilizzata per indicare un hobby, perché l'hobby, il passatempo prediletto da Ingres era proprio il violino. In questo caso, Merret fotografa una cantante, una certa Alice Prin, che si chiamava Kiki in arte. E la posa che lui sceglie di farle fare è quella di un dipinto di un nudo di spalle che aveva realizzato oltre un secolo prima, che stiamo vedendo qui. Oltre a fargli assumere la posa, appunto questa posa, alla modella, aggiunge sulla foto due F all'altezza delle reni, in maniera tale che appunto il corpo della modella, visto di spalle, assomigli praticamente al profilo di un violino. È quasi un'allusione, come a dire, come il violino era l'hobby di Ingres, Kiki la modella è l'hobby di Merret. È una vera e propria provocazione. In realtà, in questa immagine, se riflettiamo un attimo, c'è una realtà vera che è il corpo della modella e una realtà percepita. Questo corpo ci ricorda, noi lo vediamo come se fosse realmente un violino. È proprio da questo rapporto dialettico tra realtà vera e realtà percepita che diciamo, c'è il valore dell'immagine, non è più un dipinto. Inoltre, Merret fa anche un'altra operazione molto importante perché consideriamo che la fotografia era sempre stata fino ad allora percepita come un mezzo per documentare, mentre lui in qualche modo lo porta ecco, Merret dimostra che esso può essere anche uno strumento creativo e molto versatile.